Due ali di folla silenziosa hanno accompagnato la bara di Claudio Amodeo nella chiesa madre di Vinchiaturo. Tanti gli amici e i parenti che sono arrivati per dargli l'ultimo saluto, lasciando da parte la rabbia e lo sconcerto per l'ennesima morte sul lavoro. Claudio Amodeo, il 4 aprile, è rimasto vittima di un incendio che si è sviluppato in una cabina elettrica nella cementeria della Heidelberg Materialis Italia Cementi di Guardia Regia. Ed è rimasto due giorni in agonia nel centro ustionati di Napoli. Anche se abbiamo il cuore in ginocchio, ha detto il sacerdote durante la messa, dobbiamo ricordare che Claudio è morto mentre serviva gli altri, quindi mentre operava per il bene comune. Una fine che ripropone il problema della sicurezza per i lavoratori, ma in questo giorno di lutto, davanti ad una morte così, si può solo cercare conforto nella fede, perché le parole giuste per riempire il vuoto di una persona cara che non c'è più non esistono. E il dolore richiede tempo, cura e preghiere. Il dolore della moglie Pina, che durante la funzione si è sentita male, e dei figli. Guardo la tua foto e mi faccio domande senza risposta, ha detto la figlia Alicia tra le lacrime, e quelle di una figlia che saluta il padre la mattina pensando di rivederlo la sera e non sa ancora che quello sarà invece un addio, e questo pensiero non le dà pace. Mi faccio domande senza ricevere risposta, perché l'unico che potrebbe darmi le sei tu, papà. So che non puoi rispondermi, so che non puoi abbracciarmi, non puoi tendermi la mano e non puoi stringermi al tuo fianco, però so che ci sei, sei con me, con mamma e con Peter. Papà, dammi la forza, il coraggio, la volontà di andare avanti con te che sei lontano. Sottolineo con te, perché so che sei qui, papà, a fianco a me. Intanto, come si sa, la procura di Campobasso ha iscritto 4 persone nel registro degli indagati.